Dovevate credermi sulla parola, non lo trovavo più. Questo foglietto l'ha scritto Laura. Sono Lucia Forti, professione guida turistica appassionata del suo lavoro. Il suo sogno nel cassetto è scrivere e pubblicare un'autobiografia e il suo lato oscuro è l'irascibilità. Il mio nome era Maddalena Pia, la mia professione centralinista precaria, aspetto positivo, socievole, lato oscuro nel tempo libero, lavora per una hotline, sogno del cassetto, vivere in campagna. Okay. Benedetta, io mi chiamo Esther Vancavi, pittrice, simpatica, sbadata, sogno nel cassetto, voglio fare la pornostar. Invece il mio l'ha scritto Andrea, sono Jack Livingston, professione agente immobiliare, aspetto positivo altruista, lato oscuro infantile, sogno nel cassetto affittare il Colosseo. Io invece ringrazio Fabio Cornacchia, che sono Rodolfo Asteracchi, pilota di mongolfiere, vive tra le nuvole, soffre di vertigini e il sogno nel cassetto è lavorare sul treno. Il mio personaggio ha scritto Mirarchi Raffaele o Raffaela, non si capisce, sparare. Umberto De Angelis, ballerino. Serio, violento, Io ho scritto Valentina Cacciola, e io ero Pasquale Catone, di professione rigattiere, aspetto positivo ero solare, come lato oscuro ero misogino, e come sogno nel cassetto volevo sposarmi. Da Ninni, io sono Arturo Duraturo, ma che Fachino sull'Oriente Express, aspetto positivo, dice sempre di sì, lato oscuro, si diverte a scambiare le etichette delle valigie, sogno nel cassetto sposare una rockstar. Come un'estate di un mondo.